Roberto, direttore sportivo del Valli del Canavese Trial Team, un team che racchiude sia il trial che il bike trial, una stagione 2023 che si chiude nel migliore dei modi, anche con una giornata dedicata ai vostri campioni e agli associati. Esattamente, oggi è una bellissima giornata, sono accorsi in molti, abbiamo fatto questa grande festa con le moto e le biciclette portando i nostri campioni, perché abbiamo avuto due campioni italiani, Alessandro Nucifor e Francesco Titli, e Davide Bertoldo che con le biciclette ha anche vinto il titolo dei bambini, quindi avremo un po' di spettacolo e un po' di divertimento. Una giornata è iniziata già questa mattina con le iscrizioni e i trialisti che sono partiti per le varie zone. Esattamente, sì, è iniziato tutto molto presto, abbiamo anche un'area standistica per poter far provare le moto e un'area per far provare le motociclette elettriche a chi si avvicina per la prima volta a questo sport, quindi il nostro sport, la necessità è sia sport ma anche avvicinamento alla specialità. Una stagione appunto che si conclude, si appresta poi a breve a iniziare con il 2024, cosa si può fare per iscriversi alla vostra associazione, al vostro motoclub? Nel nostro club è la possibilità di iscriversi con diversi enti, sia con la Federazione Motociclistica Italiana che con la WISP, ed è possibile sia praticare il trial in moto che la bicicletta, dove organizzeremo alcuni eventi nell'anno a venire. Ci sono delle limitazioni di età o aperto a tutti? No, è adatta a tutti, è adatta sia ai bambini molto piccoli che ai più grandi, perché fortunatamente è uno sport che consente a tutti, con i dovuti limiti, di provare qualsiasi cosa. Quindi noi abbiamo anche la possibilità di insegnare e dare qualche nozione alle persone. Una giornata qua nell'area autorizzata dal comune di Alpette. Esatto, questa è un'area che ci ha concesso il comune. E abbiamo diversi sentieri autorizzati, così come abbiamo in vari comuni. Infatti con questa occasione vogliamo ringraziare ancora il comune di Alpette che ci ha ospitato. Un ringraziamento, vuoi fare qualche ringraziamento anche al presidente Vanni Crisapulli che, essendo un po' vintage, oggi è malato. Certamente, lui è naturalmente il nostro presidente che ci coordina in tutto. Oggi non è potuto venire, ma sarà contento del grande successo che ha avuto la giornata.